per praticare Hydrospeed in Italia. E con me Giuliano Giacomelli, guida dell'Associazione Italiana Hydrospeed, e mi insegnerà oggi come affrontare le rapide di questo fiume. Cosa bisogna sapere per discendere un fiume come il Noce? Allora, il requisito fondamentale è saper nuotare, ma non basta, bisogna avere voglia di divertirsi con le onde, prendere un po' di schizzi d'acqua, perché noi nuoteremo nel fiume. E le regole di base principali? Principali, molto semplici, sono quattro. Mai mollare il bob, la punta nella direzione in cui voglio andare, diamo le pance del bob alla corrente e le gambe belle distese con una pineggiata fluida e continua. Per fare Hydrospeed è necessaria un'attrezzatura come questa, un bob di plastica galleggiante antiurto, una muta come questa di almeno 5 mm, un caschetto protettivo, un gilet che ci aiuterà nel galleggiamento e delle pinne per la propulsione e i cambiamenti di direzione. Giuliano, a che velocità scenderemo? Scenderemo come se stessimo correndo a piedi. La difficoltà dipende dalla pendenza del fiume. Dalla pendenza, dalla morfologia, presenza di sassi e cose di questo tipo. Ma non c'è il rischio di sbattere contro le rocce? Fa parte del gioco. È comunque meglio non sottovalutare i pericoli ed affidarsi a delle guide esperte. Anche se raramente mi è capitato di immergermi in acque così fredde. Ma veniamo al prossimo perché. Perché alcuni sport sono definiti estremi.